Ciao. 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 Che giorno è? È lunedì. E quindi? E quindi si lavora. Però abbiamo deciso, adesso non so se lo pubblicheremo, ma abbiamo deciso di fare un mini vlog del rientro al lavoro. A parte il fatto che si vede il colore di capelli forse in video adesso. Che avevo cambiato anche il colore. Comunque, siamo svegliati da poco, oddio, alle 8 ci siamo svegliati, sono le 9.50, quindi da poco, e stiamo andando a fare colazione, perché appunto io lavoro al pomeriggio, non lavoro la mattina, quindi faremo colazione, poi tornerò a casa, farò un cazzo tutto il resto della mattinata, forse vloggeremo, non si sa. Sì, ma che cosa vloggo che io dopo vado a lavorare, cioè... Beh, a parte che... esempio, stavamo parlando e ti ha appena ricordato la sveglia che ti dovevi svegliare. La sveglia è suonata, quindi no, dicevo che puoi vloggare quello che farai a casa dopo, cioè nulla, farò da mangiare, tra l'altro un sacco di roba da preparare. Sai che cosa dovresti fare? Un bel vlog incentrato su Memo. No, poverete, ma non è che piacciono a tutti gli animali. Io prima di avere animali, beh, ragazzi, ecco, non ero interessata a vedere animali altrui. Dovresti fare un vlog sulla tua ex non passione per gli animali, o meglio per i gatti in particolar modo. Racconta come quando, non più di un anno e mezzo fa circa, meno di 2 anni fa, tu non riuscivi neanche a toccare con un dito. A me gli animali in generale hanno sempre fatto molto senso. Senso vuol dire che se li toccavo non avevano la consistenza del peluche, quindi per me non era come un peluche. Perché mi dicevano, toccala là, è un peluche, è come toccare un peluche. Non è un cazzo vero che è come un peluche. Il peluche è morbido, l'animale invece è duro sotto, non è morbido. Quindi mi faceva senso. Non mi piacevano, non volevo avvicinarmici. Praticamente c'era anche una gatta randagia che girava fuori casa di un amico, e ogni tanto noi andavamo lì a cena la sera d'estate, e sta gatta andava in autoplay, quindi praticamente si avvinghiava chiunque, cominciava a coccolarsi da sola, e quindi lei andava un po' da tutti e veniva anche da me. Una volta ero distesa su una, come si chiama? Era uno sdraio, tipo, sì, così, un sdraio di vimini. Esatto, e lei mi saltava addosso, a me faceva senso, poveretta, e la toccavo tipo così, e io sono così con gli animali, cioè ero così. I cani invece proprio, guarda, mi fanno ancora, cioè mi fanno impressione ancora, infatti non li tocco, e non li tocco neanche così perché però dopo un bel giorno, una volta, avevo visto un gattino in mezzo alla strada, piccolino, ero con un'altra persona di notte e gli ho detto, fermiamoci a prenderlo, poverino, è da solo, va in mezzo alle macchine, così. Io non l'avrei toccato, ovviamente, l'altra persona, amando gli animali, doveva prenderlo lui sostanzialmente. E questa persona mi ha detto no. Ci ha litigato, perché ho detto, ma dai, cosa lo lasci in mezzo alle macchine, che muore, sto qua, bla bla. E alla fine non l'ha preso, ma è rimasto sempre qua sta cosa. Finché un giorno con lui, perché lui anche lui è molto amante degli animali, lui mi continuava a dire che avrei dovuto prendere un animale, eccetera, anche perché vivevo da sola, avevo iniziato a vivere da sola da poco. Mi diceva, ah, dai, prenditi un animale. E la mattina mi sono svegliata e abbiamo guardato degli annunci su Subito e lui ha chiamato. Esatto, perché chiaramente non poteva farlo lei, ho cominciato a fare tutto quanto io. Ho chiamato fino a che poi abbiamo trovato il primo, che è Memo, un gatto nero. Siamo andati, non mi ricordo neanche qual era il posto. Vi dico solo che siamo andati a vedere questi gattini. Ed erano dentro sta casettina. Con la loro mamma. E io non ho neanche toccato il gatto. Cioè io non ho avuto il coraggio di toccarlo perché mi faceva senso, l'ha preso lui. Sì, infatti... Pensare che il gatto fosse per lei e non lo toccava, quando andavamo in giro dalle persone facevo finta che non che fosse per me, ma insomma fosse per noi. Ho detto vabbè, lo prendo io, è come se lo prendessi in mano anche lei. Cioè ho avuto paura perché ho anche detto cazzo, cioè e riuscirò a tenerlo sto gatto, riuscirò a toccarlo un giorno. In realtà poi quando l'abbiamo portato a casa
No, com'è stata? L'abbiamo portata a casa dentro un sacchetto di carta. Ah sì, avevamo perché non avevamo un trasportino noi. Mi ero innamorata di sto micro gattino nero, piccolino piccolino. Che ci guardava da dentro la busta di carta. E lui era dentro sta busta di carta e ci guardava così. Così. Era spaventatissimo. L'abbiamo portato al coso. Abbiamo portato subito in un negozio di animali, in due negozi di animali. Abbiamo comprato tutto il necessario, sì, il trasportino, quindi, la glettiera, esatto, sabbietta, forse tutto, anche la roba da mangiare, credo. Certo, sì. Tutto quanto e l'abbiamo portato a casa. Lui è stato spaventato per 3 giorni, vero? Sotto il divano. Sotto il divano per 3 giorni, mi ha devastato il divano perché non mai da buttare. E questo è stato il mio amore per gli animali. Esatto. E adesso io amo solo i gatti però. E andiamo a fare colazione che siamo arrivati in un pezzetto. Esatto. Ciao. Ciao ciao. Sono belli i colori dell'autunno? Che profumo che sa! Mi sa che c'è del peperoncino. Allora, vediamo. Cipolla, prezzemolo, erba cipollina, dragoncello, basilico, paprika. Paprika la sento. Invece quello è stato lievito. No, non c'è peperoncino. Però sento la paprika, molto. Ovviamente ho aggiunto dell'ottimo vino di super qualità. Un'altra cosa che ho comprato da Tiger è questo tè alle erbe zenzero. Non l'ho mai assaggiato, però l'ho travaso qui per comodità. Ha un profumo incredibile, buonissimo. Buonissimo, si sente tantissimo lo zenzero. Giusto, giusto, ci sta. Si sente veramente tanto. Sentiamo che erbe ci sono. No, sentiamo di annusarle in realtà. Proviamo ad annusarle. Allora, ci sento la lavanda. Sento la salvia. Boh, vediamo cosa c'è. Ah, sì, la menta si sente tantissimo, è vero, anche la menta. Allora, zenzero, menta, piperita, radice di liquirizia, rosa canina, foglie di fragola, melissa, foglie di salvia. Ribes nero, di mora, di biancospino, ortica, coda di cavallo, coda di cavallo. No, ma fatemi capire cosa cavolo vuol dire coda di cavallo. È un'erba che si chiama così, voi la conoscete? Cacchio, coda di cavallo. Issopo, che io non conosco neanche questa, lavanda, ricestellato, basilico, foglia di betulla, borsa del pastore, dente di leone. No, ma non è vero, dai, che cacchio è? Qua non è neanche scritto in inglese, quindi... Va bene, fatemi sapere se conoscete delle erbe, delle spezie o qualcosa che hanno questo nome o se è semplicemente un errore di traduzione. Di dove sono? Danimarca, quindi danese. Se qualcuno conosce il danese, mi dica che cacchio c'è scritto qua. Lo sentite questo? È Ocramino che sta editando il suo video, il video per il suo canale. Un video di gaming? Cos'è? Sì. Quindi, io sono le 8 di sera. Oggi è stata dura al lavoro al rientro, soprattutto perché avevo tipo 150 mail da leggere. Non sono riuscita a leggerle tutte, anche perché dovevo leggere le mail e lavorare, quindi
È stato un po' un problema, poi sono rientrata con un sacco di rogne. Vabbè, una giornata un po' pesantina. Poi, in realtà, io dovevo preparare da mangiare questa sera, ma per una serie di motivi è saltato tutto. Quindi penso, essendo già le 8, penso che ordineremo due pizze, tanto per cambiare. E, ho letto che qualcuno ci ha fatto delle domande sotto l'ultimo video e penso che risponderemo con un video apposta, però fatecene ancora perché sennò sono veramente poche. Ci piacerebbe rispondere a varie domande, a parte che Marco è talmente prolisso che potrebbe anche durare un'ora un video con due domande, ma insomma, vabbè. Ecco, che pizza prendo? Marmolatti, vieni su, dai, che saluti anche tu. Amore mio, mi prenderò un calzone, a me piacciono tantissimo i calzoni farciti con carciofi, funghi. C'è anche prosciutto? Non c'è il prosciutto. Ah, un calzone normale col prosciutto. Però non ha carciofi. Simpatici. Ma quando miagolano così i gatti, cosa vogliono? Perché io non l'ho ancora capito. Amore, cosa vuoi? Già, la pappa ce l'ha, da bere ce l'ha? Boh. Allora, per scegliere la pizzeria è fondamentale guardare la differenza di prezzo, essendo due buone pizze, nelle pizze base, soprattutto una margherita da una parte 3,70. Dalla buraca prese. Sì, mentre dall'altra una margherita costa 4 euro. E intanto. Poi, un'altra pizza fondamentale, cosa potrebbe essere? Siciliana, ma Marco stai cadendo giù dal letto. Faccio la candela Sei un coglione. e peso 115 kg. Allora, un'altra pizza è la siciliana, 5,20 euro da una parte, 5,50 dall'altra. Ho già Poi detto, c'è l'una caprese è la più economica tonno in assoluto. cipolla, un'altra pizza standard, 5,20 e 5,50. Ragazzi, qua. Ma sì, ma Questa pizzeria qui, che è quella leggermente più costosa, utilizza però ingredienti di buona qualità e a differenza di tante altre pizzerie ha detto no al Camut questa pizzeria perché il Camut non è altro che un brevetto. Camut non ha niente di particolare rispetto a una farina normale. L'unica cosa è che No, è diversa come è un farina. nome brevettato per farti passare una cosa particolare, una cosa normale. Perché alla fine il Camut non ha proprietà tipo particolari, nel senso che è per i No, celiaci non è precisamente. e Forse la o convenienza e la digeribilità, però posso dirvi una cosa: boh. se una pizza è ben lievitata, La farina non ci sono normale. problemi di digeribilità. No, zero. Questa è la sostanza. Se una pizza vi fa sete, vuol dire che non è ben lievitata. E quando vi dicono lievitata 12 ore o 24 ore, è È pochissimo. poco. Che adesso Te lo che. dice uno che le pizze le ha fatte. E allora, una buona lievitazione varia, buona, tra le 72 e le 96 ore. Vuol Cioè, dire, rendiamoci stiamo conto. parlando di pagnottine lievitate fra i 3 e i 4 giorni. Quindi vuol dire che Almeno se vi dicono lievitate 48 è ore. poco, bisogna che È sia poco, lievitata ragazzi. almeno 3-4 giorni. Se è lievitata anche 5, ancora meglio. Sotto certi punti di vista, forse sono meglio le vecchie pizzerie di paese, dove c'è il vecchiotto che vi fa la pizza da sempre, la fa da 30 anni e sa come va fatta la pizza, capito? Non tutti quelli che si autoproclamano pizzaioli, perché magari appunto hanno l'idea di doverla lievitare poco. Poi, se stiamo dicendo puttanate, scrivetecelo, però almeno da quello che abbiamo saputo noi, lui ha fatto dei corsi. E si è molto informato su questo, da quello che ci risulta, 48 ore per una pizza, 9. Yes! Ho detto che prendiamo una pizza porcellosissima, però stranamente non Questa è l'ha tua? presa, sì, non l'hai presa bianca, bravo! Mi stupisci sempre più. Questa Figurati, fate è sempre. la mia alle verdure, ma tanto ci divideremo tutto. E questo è il risultato. Buon appetito! Alla fine, il gioco della Nintendo.
preparatevi, sarà un capolavoro. Marco, io e la sua felpa della Best Company degli anni '80 vi salutiamo, vi auguriamo la buonanotte.